le terapie digitali possono avere un ruolo strategico nello sviluppo dell'industria farmaceutica, favorendo la miglior gestione dei farmaci, l'aderenza alle terapie, il miglioramento degli studi clinici, insomma le applicazioni sono tantissime. Ecco perché Farmindustria dedica un'attenzione particolare a questo tipo di tecnologie, che sono state al centro di un evento in corso qui a Roma presso una delle sedi della Camera dei Deputati. Noi ci facciamo raccontare un punto di che cosa si tratta, il punto di vista delle aziende farmaceutiche da Federico Chinni, a capo di un'importante impresa farmaceutica e co-coordinatore del gruppo strategico Digital and Connected Care di Farmindustria. Farmindustria sta approcciando con grande interesse il mondo delle terapie digitali, tanto è vero che ha costituito un gruppo che prende il nome di Digital and Connect Care, di cui lei, dottor Chinni, è co-coordinatore. Ecco, in due parole, chi siete e che cosa fate soprattutto? Questo gruppo nasce all'interno della giunta di Farmindustria per avere una focalizzazione molto precisa su tutto quello che è la sanità digitale. Cioè l'idea è quella di avere davvero idee e soprattutto incentivi anche per i policy maker dal punto di vista di tutto quello che serve davvero per trasformare la nostra sanità sempre più in digitale. Cominciamo con le note positive. Dal vostro punto di vista cos'è che sta funzionando in questo mondo? Ma guardi, mi verrebbe a dire per prima cosa quello che funziona è la qualità della nostra accademia, cioè soltanto un dato, anche durante il periodo del Covid l'Accademia Italiana ha prodotto lavori scientifici in grande quantità, siamo stati quarti per produzione scientifica dopo Stati Uniti, Cina e Gran Bretagna. Abbiamo anche un'altra grande opportunità, che è quella dei fondi messi a disposizione dal PNRR. Sono 20 miliardi che fondamentalmente proprio vanno a lavorare proprio sulla trasformazione digitale della sanità. Senta, passiamo invece alle cose che o non vanno proprio oppure comunque andrebbero migliorate. Ecco, il primo è un tema di policy, di regolamentazione. Ecco, ce lo racconta? Beh sì, parlando di digital therapeutics, che sono sostanzialmente software che apportano un beneficio clinicamente misurabile e scientificamente validato, abbiamo necessità di fare chiarezza. Oggi sono considerati dispositivi medici, se ne occupa il Ministero della Salute, ma è un tema veramente proteiforme, si parla di cyber security, di dati, quindi abbiamo probabilmente bisogno di sederci attorno a un tavolo con tutti i vari attori della filiera e discutere di una regolamentazione che possa essere più ampia ed allargata. Ecco, il fatto anche che la responsabilità dei dispositivi medici non faccia capo all'AIFA ma a un altro ente certamente non aiuta. Certamente sì, questo è un tema chiave. Ovviamente i digital therapeutics in tutto e per tutto sono assimilabili a un farmaco, ma possono essere anche utilizzati in combinazione con un farmaco. Per cui direi che il ruolo di AIFA deve essere assolutamente considerato. Senta, poi c'è un tema di formazione. Per poter usare queste tecnologie chiaramente bisogna conoscere, saperle maneggiare per bene e quindi penso soprattutto alla nostra classe medica. E cosa andrebbe fatto? Ha ragione, io credo che la formazione sia il vero acceleratore della trasformazione digitale. Non possiamo pensare che la trasformazione digitale sia tecnologia. La trasformazione digitale passa attraverso il contributo delle persone, per cui il tema della formazione della classe medica per capire, stando sul tema dei digital therapeutics, quando utilizzarli e che cosa sono è assolutamente chiave. Sulla formazione mi pare che Farmindustria stia prendendo appunto delle iniziative molto interessanti, ce ne parla? Beh, siamo molto contenti di aver siglato un protocollo con Agenas proprio in un'ottica di collaborazione pubblico-privato finalizzata anche a questo tema, cioè l'idea è aver creato un contenitore nel quale poter discutere in partenariato pubblico-privato di tutte le attività che contano per la trasformazione digitale della filiera della salute e certamente, come dicevamo poc'anzi, la formazione è al centro di questo programma. Dottor Chinni, per ultimo c'è il tema delle risorse, lei accennava a quelle del PNRR, le chiedo, sono sufficienti oppure andrebbero gestite in maniera diversa? Beh, se parliamo di digital therapeutics, il nostro auspicio è quello di poter avere davvero un fondo dedicato. Oggi pensiamo soltanto a questo, paesi a noi vicini come la Germania e la Francia stanno rimborsando queste terapie. Da noi sarebbe già importante, a mio parere, avere un fondo con il quale sperimentare, imparare e poi rendere strutturato ciò che funziona.